con questo cellulare, insomma, stiamo mandando in diretta le parole che ci diciamo stasera, questa piccola attività. Se ci pensate, è bello stare in piazza, no, la sera, cittadini tra cittadini che si ascoltano, che tra l'altro non c'è un poliziotto, non c'è un carabiniere, penso che sia proprio l'immagine di qualcosa di normale, una piazza con parlamentari della Repubblica senza un poliziotto, senza una barriera, senza una barriera più, senza, proprio, non c'è. Ora, perché vi dico, oltre che queste immagini appunto vanno online e verranno viste da veramente da decine di migliaia di persone, vi vorrei dire perché il Movimento 5 Stelle è qualcosa di diverso, non perché noi veniamo da Marte, perché veniamo da questa stessa Italia. Io nel 2005 lavoravo in Guatemala, in una comunità indigena, al nord del Guatemala, se c'è qualcuno che c'è stato, in Petén, al confine con il Chiapas. Lavoravo lì e vedevo che un grande problema che c'era tra comunità era gli intermediari, che in Latino America si chiamano coyotes, ovvero i compratori, coloro che fanno cartello, si mettono d'accordo tra di loro, comprano a poco dai contadini che producono mais e caffè, mais e banane magari e caffè. Sappiate che il caffè buono cresce sopra i 2000 metri, mentre il mais cresce dovunque, le banane invece crescono in clima molto più tropicali, per intenderci. Quindi facevano cartello, compravano a poco e poi rivendevano moltissimo nelle città, gonfie tra l'altro di povertà, di miseria, di disoccupazione. Le periferie delle metropoli centroamericane sono terrificanti, ma tra l'altro io vedo alcuni segnali purtroppo di similitudine con le periferie delle grandi capitali europee e anche delle città italiane, e quindi rivendevano a tanto. I compratori finali, anche se poveri, erano costretti a comprare quel prodotto anche a prezzi molto molto alti, altrimenti morivano di fame, non si potevano mangiare i San Pietrini o le pietre. San Pietrini a Roma sono, non so se sapete, esatto, sì, sono i mattoni. Quindi ho capito lo strapotere che avevano gli intermediari, cioè intermediare è una forma di esercizio del potere. Il Movimento 5 Stelle, che piaccia o non piaccia, serve per distruggere l'intermediazione, per poterla bypassare, per costruire un rapporto diretto tra varie cose. Può essere l'informazione, per carità, ci sono ottimi giornalisti in Italia, però forse anche tramite cellulari, tramite la possibilità del social network, anche di ognuno che appunto può raccontare qualcosa, si riesce a bypassare il sistema mediatico, diciamo, di massa. Un sistema mediatico che di norma tende sempre a salvaguardare il potere precostituito, sempre. Perché, fermi un attimino, perché ovviamente ha tutto l'interesse. Chi è che ha, possiede i giornali in Italia? Chi possiede le televisioni? La RAI è in mano ai partiti, Mediaset è in mano a Berlusconi, alcuni giornali sono in mano a Berlusconi, altri alle banche, altri a Confindustria, altri a De Benedetti, che ha la tessera uno del Partito Democratico, altri a Agnelli, Elkan, Marchione, che vanno a braccetto con Renzi. È normale appunto che difendano un potere precostituito e attacchino ogni giorno il Movimento 5 Stelle, tirandoci vagonate di letame. Però secondo me significa sempre che siamo sulla strada giusta. Ora, se si riesce a bypassare, riusciamo poco a poco a essere sempre più autonomi, indipendenti anche dal punto di vista del ragionamento, perché non ci facciamo manipolare facilmente, anche se la manipolazione purtroppo c'è, anche se tu guardi spesso la televisione pensando di essere del tutto autonomo, un po' resti sempre un po' fregato. Il telegiornale, scelgono loro le notizie, scopri che magari i principali telegiornali sono, soprattutto il TG1, gli uffici stampa del Presidente del Consiglio Renzi. Ora, la logica della rottura dell'intermediazione si deve anche avere in economia. Il Movimento 5 Stelle porta avanti proposte di legge per mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, perché questo è il futuro. Il futuro non è la sicurezza alimentare, ma è la sovranità alimentare. Il futuro, la parola del futuro, è la parola sovranità. Il futuro, la lotta non sarà tra destra e sinistra, parole vuote, ottocentesche, diciamo modi di ragionamento obsoleti, come la democrazia rappresentativa che non rappresenta nessuno, non ci fanno più votare qui. E non hanno eliminato il Senato, non hanno possibilità di votare il Senato, non hanno eliminato le province, hanno eliminato la possibilità di votare le province. Non è, addirittura il Presidente del Consiglio e il Presidente Emerito Napolitano invitano a non votare al referendum sulle trivelle. Immaginate proprio che incredibile educazione istituzionale che ha questa gente. La stessa cosa anche con la sovranità appunto legata alla politica. Il partito, se ci pensate, è una forma di intermediazione tra cittadini e istituzioni. I cittadini vengono trattati come elettori, io non tratto mai nessuno come elettore. Pensate quando qualcuno dice, ma voi a un eventuale ballottaggio chi sosterrete? Ma chi sosteniamo noi? Sì, quale indicazione di voto darete? Noi non diamo indicazione di voto, i voti non appartengono ai partiti politici, appartengono ai cittadini, ognuno farà quello che vuole.
Perché è incredibile se ci pensate, no? Ma voi chi sostenete? Lo decideranno i cittadini. Il partito è una forma di intermediazione obsoleta che permette sempre appunto di intermediare, spesso gestendo i nostri soldi, e quindi di esercitare un potere tra cittadini, tra popolo sovrano, che sovrano non è, nonostante lo dica la Costituzione, e istituzioni che sono di fatto state occupate dai partiti politici a tempo tra l'altro infinito. Napolitano è entrato in Parlamento nel 1953, l'anno della morte di Stalin. Sono 63 anni che paghiamo Giorgio Napolitano, parlamentare della Repubblica, presidente, ministro e presidente della Camera e compagnia bella. Vedete, il Movimento 5 Stelle è questo. Io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, facendo dei volantini. Certamente c'è stato Beppe che riempiva le piazze, ma ora il movimento va avanti con le proprie gambe. Siamo qui alle 10 di sera in un parco pubblico, anziché stare magari di fronte alla televisione a rincoglionirci. Stiamo qui nella piazza abbandonando il divano va abbandonato e alle volte disprezzato, mentre la piazza come luogo comune di condivisione va amata, e siamo qui a parlare tra cittadini e tra cittadini. Poi potete credere o non credere a quello che dice Carlo Martelli, Davide Crippa, Cristina, non lo so, verificate le nostre, quello che diciamo verificatelo, però è già un miracolo che siamo qui di sabato sera a parlare di politica. Io non vi sto promettendo niente, noi non abbiamo avuto di scambio, non abbiamo niente da scambiare, a parte il rispetto veramente per il programma, il grande rispetto per i cittadini fuori dalle istituzioni, che non sono i lettori, cittadini fuori e cittadini all'interno delle istituzioni. Questo è il movimento, riesce a bypassare il sistema dell'intermediazione. Lo stiamo facendo quotidianamente. Io non conosco Cristina, l'ho conosciuta qui, ma un gruppo di cittadini che partecipano l'hanno scelta come candidata sindaco. Conosco Virginia Raggi a Roma, ma non l'ha scelta qualcuno dall'alto. Queste storie sono balle, balle. Poi è evidente che ci sono alcune persone che si prendono anche in determinati momenti la responsabilità di qualche scelta che potrebbe essere per qualcuno, come dire, controproducente vicino alle elezioni. Mettetevi in testa che il Movimento 5 Stelle non è la Democrazia Cristiana. Noi facciamo quel che è giusto, non quel che conviene. E le cose giuste si fanno a prescindere dal momento in cui si devono fare. Si fanno e basta. Come era giusto non uscire dal Senato quando Bersani non ci chiese di governare assieme, ci chiese di uscire dal Senato, di garantirgli la partenza di un governo monocolore del Partito Democratico. Ma come? Io ho preso più voti di te alla Camera dei Deputati, tu sei di più di noi soltanto in virtù di un premio di maggioranza del Porcellum, la legge elettorale dichiarata incostituzionale perché noi abbiamo preso più voti, e soltanto in virtù del fatto che Sel, che ora fa finto di stare all'opposizione, stava insieme a te e ti ha permesso di avere quel premio di maggioranza, e ad una forza politica nuova di incensurati che non ha una sede, non spende un euro di finanziamento pubblico perché non lo prende, e i risultati sono anche questi microfoni scadenti questi DJ, scherzo. Ci chiedi di uscire dall'aula e di far partire un governo tuo che ha sempre sostenuto Berlusconi, perché che credete veramente che il patto del Nazareno è concluso? Perché Berlusconi dice che è concluso, che ci fidiamo di Berlusconi ancora? Se lui dice una cosa è evidente che dobbiamo credere al contrario di quel che dice, per cui se dice io sto contro Renzi è evidente per proprietà transitiva che sta a favore di Renzi, e infatti quando Renzi non ha i voti al Senato gli ha dato Alfano, che Alfano è contro Berlusconi, scherziamo, se Alfano non bastava gli ha dato Verdini, un condannato in primo grado per corruzione che modifica la Costituzione. Questo è un paese strano, se non paghi il canone rischi il carcere da 8 mesi a 4 anni, se sei un corrotto per corruzione, appunto un condannato in primo grado, rischi che il presidente del Renzi ti faccia padre costituente e ti permetta di modificare la Costituzione della Repubblica Italiana. È scandaloso, ma è così. Ora, il movimento ha permesso questo, la rottura dell'intermediazione e l'entrata di 150 cittadini, qualcuno l'abbiamo mandato via, ovvio, non ti tagli lo stipendio, vai a casa, perché io non posso tenermi dentro una mela marcia con il rischio che poi questa mela marcia possa far marcire delle mele sane. Pensateci, che i partiti hanno sempre nascosto le magagne interne e per la logica del consenso sono sempre scesi a compromessi in primis con i valori, con l'etica, imbarcando chiunque. Oggi il PD imbarca pezzi del berlusconismo, Cuffariani, Cuffaro è stato in carcere per mafia, questo è il Partito Democratico, Verdini imbarca tutti, purché vinca. A noi non interessa vincere, basta, perché se vinci come hanno vinto gli altri, con i rimborsi elettorali e tutto, fregando i cittadini, beh allora non cambi il paese, forse vinci ma non cambi il paese. Se ci interessasse quel che conviene, non quel che è giusto, 42 milioni di euro di rimborsi elettorali ci ritenevamo, oggi qui avevamo, magari prendevamo un palazzetto, pagavamo le persone affinché venissero appunto a partecipare, questi spesso Berlusconi, no, ma anche gli altri pagavano, noi 50 euro vieni, no, la clac, lo facevamo.
riuscivamo ad avere dei fondi con i quali fare voto di scambio, perché il voto di scambio c'è dovunque, c'è al sud ma c'è anche al nord, c'è al centro, e la mafia si è infilata dovunque. È stato sciolto Brescello, un comune dell'Emilia Romagna, per mafia. Brescello, il comune di Don Camillo e Peppone, ve lo ricordate? È stato sciolto per mafia qualche settimana fa. Sono passati da Don Camillo a Don Corleone in Emilia Romagna. Ora il movimento è questo. E l'enorme intransigenza che stiamo dimostrando dimostra che teniamo la barra dritta e non ci lasciamo contaminare, proprio perché sappiamo che quel Parlamento è una vasca di squali, e più sappiamo, ne abbiamo piena coscienza, che i rischi, che le possibilità di contaminazione sono altissime, e più stiamo attenti a non sporcarci neanche un dito, perché se ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano senza neanche rendertene conto, e diventi come gli altri senza neanche rendertene conto. Gli altri che sono peggiori di noi, sono nati peggiori di noi. Noi no, banalmente non hanno mantenuto la barra dritta, l'intransigenza in determinati momenti, ed è questo l'enorme valore. L'intransigenza in questo paese, che è il paese delle cinque organizzazioni criminali, è un valore, così come non scendere a compromessi. In una realtà normale il compromesso è anche una cosa buona. Davide vuole andare in pizzeria, io voglio mangiare, non lo so, un piatto qua di Novara, come può essere? La paniscia, ci mettiamo d'accordo, andiamo in una pizzeria che fa anche la paniscia, un bel compromesso. Ma fare scendere a compromessi con questo sistema che ha raso al suolo l'Italia, incenerendo i nostri rifiuti, producendo cancro, corruzione, mafia, disoccupazione, perdita di sovranità, non abbiamo più una sanità di fatto come un tempo, una scuola pubblica che cercano di smantellare perché ci vogliono poveri e ignoranti. Più siamo poveri e ignoranti, più siamo manipolabili, controllabili. Questo scendere a compromessi con coloro che hanno raso al suolo il paese non è una genialità, è una stupidaggine, e io non entro per quello. Io sono entrato per fare il mio dovere, per comportarmi, ascoltate bene questo, io sono entrato in Parlamento per comportarmi come ho sempre sognato che si fosse, che si comportasse appunto un parlamentare della Repubblica. Io voglio uscire da quel palazzo orgoglioso di come mi sono comportato, e quando avrò dei figli, non ho dei figli, gli voglio dire: tuo padre è stato una persona per bene che si guardava allo specchio, ha camminato a testa alta anche in quel corridoio che chiamano il transatlantico, che è quello dal quale si accede alla Camera dei Deputati con queste enormi porte giganti, che viene chiamato all'interno della Camera il corridoio delle anime perdute. Come se qualcuno lì possa perdere l'anima. Ci sono dei divanetti, secondo me sono in pelle umana, io sono convinto. Com'è esatto? E se tu cammini lì rischi magari, no? Si fanno i capannelli, i politici si incontrano là, e a che cosa pensano? Ai problemi dei cittadini? No, pensano soltanto alla possibilità di continuare a passeggiare in quel corridoio, ad essere staccati del tutto dalla realtà, perché la vita reale è questo parco stasera, non è Palazzo di Montecitorio. Ora, noi insistiamo molto sui privilegi della casta e rifiutiamo tutto. Io oggi sono venuto con un regionale da Savona, ci ho messo ore incredibili. Mi sono venuti a prendere la stazione di Torino, sono andato a Nichelino, mi hanno portato a Torino, ha piovuto a dirotto perché non avevamo un palazzetto, mi è venuto poi a prendere il senatore Martelli, mi ha portato il senatore cittadino Martelli, qui dormo a casa di un attivista, bellissimo posto, poi mi è venuto a prendere Davide Crippa in ritardo, perché noi romani siamo puntuali a differenza nostra. Che questa diceria che noi romani siamo ritardatari, queste cose, Roma la dovete vedere, è una città perfetta, non abbiamo buche, funziona tutto, è pulito tutto, pulitissima, non sapete il PD in mafia come ce l'hanno tenuta. Io alle volte, è pieno di buche Roma, mi vergogno, vengo dai miei amici stranieri, mi dicono: è quella buca? No, è un accesso alternativo della metropolitana. Qui abbiamo, alla metro di Roma, si è tratta la metro di Roma, ci abbiamo due linee, una cosa vergognosa. Che però il problema è, se tu scavi a Roma trovi veramente la testa di Giulio Cesare. Stoppa i lavori! Vi dicevo, di che stavamo parlando? Ah, i privilegi. Qualcuno dice: ah, ma voi insistete sui privilegi, quanto si risparmia? A parte il fatto che tagliandoci lo stipendio stiamo sostenendo la piccola e media impresa, abbiamo già sostenuto più di 1500 imprese. Io qualche giorno fa sono andato, già c'ero stato, in una paninoteca, vi faccio l'esempio, una paninoteca vicino Basilica San Paolo, Roma Sud, davanti all'università, mi pare di economia, la Federico Caffè di Roma 3. Lì c'è questa paninoteca messa in piedi da un ragazzo, cioè avrà 23 anni, Luca si chiama. Per metterla definitivamente in piedi aveva bisogno di un prestito, le banche non glielo davano, è riuscito ad accedere al fondo del microcredito. Peso 25-30 mila euro, l'ha sistemata, l'ha avviata. Fatica quel ragazzo, 23 anni, fatica, sta lì più pure per le 3, fino alle 3 perché magari c'è qualcuno di discoteca, la mattina si alza perché vanno i ragazzi a studiare all'università e lui fa panini.
gli sta andando abbastanza bene, poco a poco, e è riuscita ad assumere un altro ragazzo di 20 anni. Sono due ragazzi di 20 anni che, anziché scappare, scegliere magari di lavorare a Mumbai in un call center, hanno aperto una piccola impresa, grazie a un fondo sostenuto dagli stipendi dei parlamentari della Repubblica, mai successo nella storia, penso, delle Repubbliche mondiali. Questo è il microcredito, quindi i privilegi, tagliare i privilegi, hanno anche qualcosa di proprio di reale, di visibile. Però vi voglio far capire una cosa, ora provo a fare un ragionamento che scrissi e l'ho ripreso oggi, ne ho riparlato, l'ho riletto ieri notte, lo scrissi 3 anni fa. Io mi resi conto, appena entrato in Parlamento, che i privilegi dei politici sono come la droga, tale e quale. Qualcuno magari ha avuto un'esperienza con la droga e chiunque ha iniziato con le droghe avrà pensato, vabbè, provo una volta, che sarà mai. Io non ci rimango immischiato, a me non mi fotte questa merda, io do una sniffata e poi via. Poi tutti ci sono rimasti fregati, no? Pensa in un determinato modo e poi, perché evidentemente no, i primi tempi può dare euforia alla droga e lì ti freghi. I privilegi dei politici sono la stessa cosa, tu pensi entrando in quel posto che quello stipendio alla fine ti è anche dovuto, perché sei un onorevole della Repubblica e ti ci trattano come un onorevole della Repubblica, se ti cade qualcosa a Montecitorio arriva al commesso che lo raccoglie. Io ho visto delle scene incredibili, persone, politici che uscivano dalla loro auto blu e aspettavano fermi immobili che l'autista facesse il giro con l'impermeabile e gli mettesse l'impermeabile. Non so se avete visto Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, c'è quella scena iniziale che lui apre la bocca e arriva il tizio che gli lava i denti, non so se ve lo ricordate. A me ricordano queste cose, ma io capisco che neanche se ne rendono conto, si sentono staccati dalla realtà come le droghe ti fanno staccare dalla realtà. Fermi un attimino. E chi poi finisce nel tunnel della droga per continuare a farsi, magari fa le peggiori nefandezze, fino a rubare? E stessa cosa fanno i politici per continuare ad avere quei privilegi. Fanno le peggiori nefandezze pur di continuare per tutta la vita a mantenere quei privilegi. A mantenersi quel lato blu, perché evidentemente è uno status symbol, a andare in grandi alberghi, ad avere uno stipendio 14.000 euro al mese, a potersi freggiare del titolo di onorevole della Repubblica, quando in realtà noi siamo onorati di stare lì dentro, di poter servire, sì, la patria, sono anche belle parole. Io sono onorato di poter tirare sul microfono e di poter chiedere la parola a Boldrini, poi non vedo l'ora ogni volta che... e di dire tutto quello che voglio, credendo in quel che dico. Io sono onorato, però un onorevole è un dipendente dei cittadini. Noi ci sentiamo così, con un contratto a progetto, un coccopro, rinnovabile per la seconda volta se facciamo un buon lavoro, magari Carlo si ripresenterà, Davide anche, seguiteli e se stanno facendo un buon lavoro, io non lo dico per piaggeria, Davide lo conosco bene, Carlo un po' meno, ma lo conosco, veramente sono due eccellenti portavoce nelle istituzioni, eccellenti, eccellenti. Se deciderete di ridargli la fiducia potrete rinnovargli il contratto per la seconda volta, poi basta. È qui l'enorme differenza, nel momento in cui noi sappiamo che non possiamo essere costretti per tutta la vita a ripresentarci, non è possibile, e stare tutta la vita nelle istituzioni, quindi per noi la politica non è una professione, è nel nostro stesso interesse migliorare il mondo reale, proprio perché in quel mondo reale saremo costretti a farvi ritorno. È un circolo virtuoso questo. Io so perfettamente che dovrò tornare nel mondo reale e do l'anima per questo. Sacrifico tutti i sabati e domenica da 3 anni a questa parte in giro per l'Italia, mi piace anche, io non amo molto andare in televisione, credetemi, perché è molto stress, perché ti fanno degli interrogatori, mentre mi piace moltissimo stare nelle piazze come stasera, la trovo una cosa bellissima, un agorà, cittadini tra cittadini, mi sembra questa la democrazia, ripeto, e non abbiamo nessun timore a camminare tra la gente, non c'è un carabiniere che ci deve proteggere, di che? Qualcuno forse non sarà d'accordo con le nostre idee, ma stiamo rispettando tutti i patti, contro tutto e tutti e contro veramente dei tentativi di contaminazione enormi. Il PD non vuole ripulirsi, il PD vorrebbe che noi diventassimo come loro, quello è il loro obiettivo, pensateci. Ora, è per questo che non stiamo così attenti ai privilegi, per quello che io sto attento, potrei fare, alle volte anche saggio, attenzione, io non mi faccio mancare nulla per il mio lavoro, però senza farmi mancare nulla, spendendo tutto quel che devo spendere, ho restituito 170.000 euro ad oggi, solo io l'avrò fatto, anche Carlo, anche Davide, e sono soldi, immaginerete, che mi servirebbero, come servono a tutti quanti voi, io non ho una casa di proprietà. Sono in affitto, me la potrei comprare, mi tengo quei soldi, passo al gruppo misto,
spingo il bottone, vado a lavorare il martedì pomeriggio e smetto il giovedì sera, tranquillo, è quello che dicevo, il vincolo di mandato. Ma vi rendete conto che in questo paese, nella Camera dei Deputati, il terzo gruppo più numeroso dopo il PD e il Movimento 5 Stelle è il gruppo misto, 62 parlamentari, ma chi le ha votato il gruppo misto? Il gruppo è incredibile, no? Ci vuole una legge che se tu entri, noi per cui queste sono le revisioni della Costituzione che vogliamo fare, tagliare i vitalizi, mettere in referendum propositivo senza quorum, chi vota decide. Mettere l'obbligo della discussione delle leggi di iniziativa popolare, se raccogliamo delle firme per la legge per l'abolizione dei vitalizi, il Parlamento è obbligato a discutere quella legge, così se poi vota contro ci mette la faccia di fronte a tutti gli italiani. E poi vogliamo l'abolizione del vincolo di mandato, anzi scusate, vogliamo il vincolo di mandato. Cioè nel momento in cui io entro in Parlamento con una forza politica e poi cambio idea perché vengo... mi converto sulle vie del renzismo, del verdinismo, d'accordo, fallo, ti dimetti, entra un altro, no che cambi partito e va nel Partito Democratico, questo non si può tollerare, non si può tollerare. Ora questa è la proposta che vi stiamo facendo, che non è un chiediamo il vostro voto, io me ne sbatto del voto, preferisco un cittadino in meno che ci vota, ma un cittadino in più che ci dà una mano a raccogliere delle firme per il referendum, a darci una mano per chiudere un inceneritore, c'era prima un gruppo di persone che vogliono comprare un terreno dove vogliono fare delle trivellazioni, è meravigliosa, la disobbedienza civile di stampo proprio di Thoreau, meravigliosa, è stupendo disobbedire civilmente, la non violenza è bellissima, ma è un atto estremamente attivo, significa rimboccarsi le maniche, proprio Gandhi faceva delle cose incredibili, era sempre attivo, mai passivo, cittadini che fanno queste cose è incredibile, cioè l'Italia è un paese veramente pieno di merda, ma le persone che hanno il coraggio di tirare su il collo dalla merda sono delle persone straordinarie come Falcone e Borsellino che sapevano di morire ma sono continuato ad andare avanti. Ora questo è quello che noi siamo, prendere o lasciare, se entrate dentro ci date pure una mano a migliorare, non siamo perfetti. Non siamo perfetti, però stiamo mantenendo la barra dritta nonostante tante pressioni. E se ci pensate, anche i selfie, il divismo, io no perché vado in televisione, quindi facciamoci un selfie, sono rischiosi per noi, perché ci allontanano forse, no, dalla realtà quotidiana, dalla realtà di battaglia, proprio di battaglia, di impegno e di sudore. Se ci fate sentire come divi solo perché ci avete visto qualche volta in quella scatola nera che non vale niente, non vale nulla. Quella scatola nera, televisione significa vedere da lontano, televidere, noi vogliamo vedere da vicino e vi stiamo chiedendo di vedere da vicino questo paese e di aiutarci assieme a migliorarlo. Non vi chiediamo il voto, vi diciamo che io personalmente, ma vedo Davide, Carlo, noi di più di quello che stiamo facendo fisicamente non riusciamo a fare. Io non ce la faccio di più fisicamente, sto dando l'anima da 3 anni, proprio perché voglio uscire guardandomi allo specchio e dire: c'hai qualche rimpianto Alessandro? No, hai dato tutto, hai fatto degli sbagli come chiunque altro, ma hai dato tutto te stesso. Io ho parlato, insomma, stasera quasi un po', questo è un comizio particolare, vedete, non vi ho detto più lavoro, ma ce l'abbiamo queste proposte, noi abbiamo 4 manovre economiche, 4. Una, il reddito di cittadinanza, che si può fare, c'è in tutto il mondo, significa dare un reddito a coloro che reddito non hanno, anche ai pensionati minimi, che non si può campare con 440 euro di pensione minima, non è dignitoso, se la soglia di povertà l'Istat la mette a 780 euro, è assurdo che lo Stato permetta a dei pensionati di vivere con 440 euro, non è etico nel paese proprio dello spreco, dell'opulenza alle volte. Per cui con il reddito si alza anche la pensione minima a 780, alle persone che non hanno un lavoro gli si dà un reddito. Se poi rifiutano 3 proposte di lavoro, evidentemente perdono il reddito. Ma voi dite, come fate a creare del lavoro? Uno, abbiamo riformato i centri per l'impiego. Due, se tu i soldi li dai alle persone che ne guadagnano 4,40 e gli ne dai 7,80, quei 200-300 euro in più verranno spesi nel negozio sotto casa, nell'alimentari, nel giornalaio, magari una sera si vanno al cinema, in pizzeria, e questo mette in circolo l'economia. Quello che non fanno questi cialtroni che con soldi nostri se li portano a Panama o in qualche altro paradiso fiscale. Nei momenti in cui li spendi sotto casa, magari l'alimentari che
l'attività gli riva bene, ha bisogno di una persona che lavori nel suo negozio e assume. E magari assume proprio uno che prende il reddito di cittadinanza, che non smetterà di prenderlo e quel sussidio arriverà ad un altro cittadino. E così sconfiggiamo la povertà. Perché c'è povertà, lo dicevano prima, c'è povertà, in Italia c'è miseria, c'è diminuisce tutto, diminuiscono i posti di lavoro, il potere, la competitività industriale, in realtà il potere d'acquisto di noi cittadini. L'unica cosa che aumenta è l'industria della paura, aumenta il consumo di droga, che si fanno di droga le persone che hanno paura di vivere, aumentano le persone che comprano un'arma per l'insicurezza, perché hanno paura di morire, e aumentano i disperati che per paura di non riuscire a pagare una bolletta si giocano parte del loro misero stipendio in qualche macchina del gioco d'azzardo, e poi scopri che lo Stato ci lucra, prende queste che sono tasse dei disperati e dei poveri. La ludopatia è vergognosa, e scopri che una fondazione vedrò riconducibile a Letta e ad Alfano finanziava i partiti politici, e allora lì capisci perché la politica ha condonato miliardi di euro di tasse ai concessionari del gioco d'azzardo. Vedete, è questo è il paese. Capiamo i soldi, da dove gli arrivano i soldi, e capiamo che politica faranno. Capiamo che Renzi è uno che è stato finanziato anche da Buzzi di Mafia Capitale. Oggi noi qualcuno discute, ma gli aveva scritto no Pizzarotti a Di Maio. Capiamo chi c'è nello staff. Lo staff è quello che permette a chiunque di candidarsi, evidente. Beppe Grillo è il nostro garante, è uno staff. Ma ci facciamo così tanti pensieri su queste, questa è la mia opinione, proprio cretinate, e non ci chiediamo ogni giorno quanti soldi Buzzi, che dietro la sbarra per Mafia Capitale, ha dato a Renzi sedendosi come suo commensale nelle sue cene renziane da 1500 euro al mese. Ma pensate se Buzzi fosse venuto in una mia cena a finanziarmi e darmi 1500 euro, mi avrebbero fatto a pezzi. Noi lo chiediamo quotidianamente al Presidente del Consiglio, che tace. Chiediamo quotidianamente chi gli finanzia le fondazioni renziane, poi scopriamo che parte dei soldi arrivano dalla British American Tobacco, parte dei soldi dalle cliniche private, parte dei soldi dal finanziere Serra, parte dei soldi da Banca Etruria, che ha finanziato la Leopolda. Allora capisci perché si comportano in questo modo e sacrificano i risparmi dei cittadini, descrivendoli come speculatori, quando lì pezzi grossi delle banche hanno creato una cabina di regia in Banca Etruria per convincere i cittadini che non sapevano nulla di certi titoli a investire, altrimenti non gli avrebbero dato un mutuo. Questo si chiama vigliacco ricatto, vile ricatto. Allora capisci perché in questi anni sono stati approvati 7 decreti a favore delle banche e nessuno a favore dei cittadini. E questa è la nostra proposta. La terza manovra economica è il piano energetico nazionale. Loro l'hanno fatto, sono ingegneri. Davide e Carlo sono ingegneri. Io imparo ascoltandoli, tante cose non le so, magari io le so comunicare, ma non le so, imparo ascoltandoli quotidianamente. C'è un piano energetico fatto da loro, perché le rinnovabili porteranno posti di lavoro, già li portano in giro per il mondo, il petrolio e il carbone no, e si deve colpire con la tassazione coloro che inquinano, perché ogni giorno abbiamo morti di cancro nelle nostre famiglie, il Parlamento non si occupa del cancro, e chiunque nelle famiglie ha un tumore a casa, un parente morto, e sappiamo che cosa significa accudire un parente che si ammala e che poi muore di cancro, è una tragedia che ognuno ha vissuto nella propria famiglia, e ovviamente anche io, ed è incredibile. Ma allora dobbiamo iniziare proprio a cambiare il modo di produrre gli oggetti, di distruggerli in un altro modo. Non si possono incenerire, bruciare o sotterrarli come facevano gli Etruschi nel 2016, occorre un altro modo di ragionamento, ma si potrà avere soltanto se entreranno qui a Novara, in Italia, a Bruxelles, sempre cittadini liberi che magari non hanno preso squattrini dai lobbisti dell'incenerimento o dai lobbisti delle discariche, perché a Roma c'era un Cerroni, il lobbista, il monopolista delle discariche e dei rifiuti, che finanziava contemporaneamente la destra e la sinistra, come Riva dell'Ilva finanziava contemporaneamente Berlusconi e Bersani, perché non gli importa questa gente che vince, gli importa sempre che coloro che dovessero vincere, che vincono, poi si ricordano del favore che hanno ricevuto. E non normale. Questo è il meccanismo perverso dei quattrini. Ti arriva quattrina da questi lobbisti e tu devi restituire il favore in qualche modo. Questo è. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Io vi dico: capiamo da chi sono finanziati i politici e capiremo la politica che fanno. Semplice, noi abbiamo autofinanziamenti, piazze, spendiamo 2 lire, qua quanto spendi per una campagna elettorale? 2500 euro per tutta la campagna elettorale, quindi rifaranno con l'autofinanziamento, con quella birra artigianale che spillava prima un ragazzo candidato, ottima birra, così 1 euro, 2 euro a testa, 5 euro a testa, che significa che noi abbiamo un unico lobbista a cui render conto, il popolo italiano. I cittadini di Novara sono i nostri lobbisti, a loro dovremmo render conto, non a coloro che ci hanno dato gli ordini in quattro della campagna elettorale. Questo è il movimento di questo. E questo,
l'ultima manovra economica è una vera legge anticorruzione, una serie di manovre, di pacchetti, di norme che abbiamo inserito nella Carta dell'Onestà. Norme semplici per far sì che finalmente i colletti bianchi che delinquono vadano in carcere. Perché in questo paese se sei un povero Cristo finisci in carcere. Ripeto, se rubi miliardi di euro e sei un banchiere non ti fai neanche un giorno di carcere. Magari ti fanno entrare in Parlamento per riformare la Costituzione. E questo è il paese, non è populismo, è così. C'è l'esempio di Verdini. Ma allora noi dobbiamo avere la certezza della pena, non soltanto aumentare le pene. Dobbiamo dare degli strumenti alla magistratura per perseguire sul serio i reati di corruzione, quelli che toccano proprio la carne viva. Una mazzetta in più è un posto letto in meno all'ospedale, una tangente in più è un posto meno per un nostro bambino all'asilo nido, e le rette degli asili nido sono vergognosamente alte, e poi per quello non si fanno i figli, i genitori si fanno il mazzo per poter lavorare come pazzi e pagare le rette degli asili nido, e tornano poi a casa stanchi, morti, neanche hanno forza di parlare con i loro figli. È così che poi nasce la disgregazione familiare, e magari i figli si mettono soltanto davanti alla televisione e non diventano cittadini attivi, ma consumatori abituati fin da bambini a chiedere qualcosa per consumare. Qua non è che si consuma per produrre, anzi non si produce per consumare, non si consuma per produrre, ma si produce per consumare. È incredibile quel che è diventato. Consumatori dei centri commerciali, da televisione, di notizie, rincoglioniti, ci bombardano con notizie quotidiane, ogni giorno. Oggi le notizie più importanti è noi che abbiamo giustamente sospeso un sindaco che non ci ha avvertito da 3 mesi di un avviso di garanzia. Per l'amor di Dio, noi siamo il Movimento 5 Stelle, lo ribadisco, non siamo la Democrazia Cristiana. E fidatevi di chi sono 3 anni che gira quotidianamente le piazze. Non c'è stata una decisione di quelle criticate a caldo che poi a freddo dopo qualche mese non si sono rivelate corrette, tutte, dalla non fiducia a Bersani, che ripeto non ci ha mai chiesto di governare assieme, mai. Noi gli dicemmo: vota Rodotà Presidente della Repubblica e magari si apriranno praterie di governo, e loro, mai successo nella storia della Repubblica Italiana, si sono visti la mattina, Berlusconi, Monti e Bersani, sono andati da Napolitano e hanno rieletto per la seconda volta, mai successo nella storia della Repubblica Italiana, lo stesso Presidente della Repubblica, pur di non dare una chance al Movimento 5 Stelle, perché sono tutti contro di noi, perché se dovessimo vincere i privilegi li cancelliamo in un giorno. Io non vedo l'ora proprio di firmare una legge per il taglio di tutti gli stipendi di tutti i politici. Sarà meraviglioso vederli il giorno in cui loro voteranno contro, e con una legge in Parlamento gli taglieremo da un giorno all'altro i loro stipendi. Guadagnate 5.000 euro lordi, 3.000 euro al mese netti, vanno più che bene. Io questo guadagno, faccio una vita estremamente agiata, non mi manca nulla. Certo, questo è giusto, però non è che devi guadagnare 1.000 euro, la politica ha un costo, ma tutto ha un limite, questo è il movimento. Ripeto, voi non dovete fidarvi di quel che dico, fidatevi però di alcune immagini, fidatevi del fatto che se veniamo qui senza scorte evidentemente abbiamo mantenuto un patto, fidatevi del fatto che non c'è un poliziotto a proteggerci, fidatevi del fatto che se rinunciamo ai privilegi non perché non vogliamo contaminarci, fidatevi del fatto che se non abbiamo un lobbista che ci sostiene abbiamo le mani libere, fidatevi del fatto che non vi abbiamo mai tradito, che anche qualche giorno prima delle elezioni prendiamo le decisioni dure, perché ripeto, ragionare per la logica del consenso ci farà diventare come gli altri. Il nostro obiettivo è mantenere la barra dritta. Arriveremo al governo? Boh, non lo so, speriamo. Sono 3 anni ma siamo sempre più forti, sempre più credibili. Fidatevi di questo, e se non vi volete fidare, d'accordo. Mantenete il dubbio, coltivatelo, perché il dubbio è rivoluzionario. E se avessimo mantenuto e coltivato il dubbio in questi ultimi 20 anni, cialtroni di destra e di sinistra non ci avrebbero preso in giro come ci hanno preso in giro, utilizzando anche i nostri vuoti di memoria, utilizzando i media di regime a loro disposizione, e utilizzando anche un'indolenza tipica, un po', non di tutti, ma di parte del popolo italiano, abituare a subire qualsiasi angheria, abbassando la testa regolarmente e ringraziando il sistema quando ci dà i bonus, quando in realtà dovremmo stare in piedi, in maniera dignitosa, con la testa alta, a rivendicare diritti. Questo fa un popolo sovrano. Viva il Movimento 5 Stelle, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è Novara. Grazie di tanto. Bello Martelli, la candidata prima, la Cristina, la Benedetta. Io non mi ricordo neanche più. Grazie a tutti. 34 minuti di notte. Ce la faremo, eh? Andremo senz'altro, siamo di andata! Buonanotte a tutti, grazie Novara, alla prossima! Sono un po' stanchino, buonanotte a tutti!